Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizione di Scienze e Fantascienza 2017 che ha come tema viaggi spaziali. Ovviamente il titolo è preso evidentemente da Star Trek. Il dopodomani è riferito soprattutto a quello che sarà un po' l'incontro più speciale, quando il 22 novembre avremo ospite Claudio Maccoglie, un caro amico che è anche direttore tecnico dell'Accademia Internazionale di Astronautica, il massimo organo in campo delle scienze spaziali a livello mondiale, che unisce l'Accademia, che riunisce i migliori scienziati di tutte le agenzie spaziali, di tutti gli organismi che si occupano di spazio nel mondo. Lui è proprio sempre direttore tecnico per l'esplorazione dello spazio e ci racconterà alcuni progetti di missioni spaziali a cui ha in parte e almeno in un caso in tutto contribuito lui stesso. Uno è proprio un progetto suo, altri sono progetti a cui lui ha partecipato, sono davvero progetti al confine con la fantascienza. Come vedrete, c'è perfino il motore della curvatura di Star Trek, non sono ancora riusciti a farlo, forse non ci riusciranno mai, però è interessante sapere che comunque è stato studiato scientificamente, seriamente, anche dalla NASA, e lui ci parlerà un po' di queste cose. Prima comunque abbiamo altri quattro incontri tutti molto interessanti. Oggi abbiamo con noi Luigi Petruzzelli, che è anche un caro amico e che dall'inizio ci ha aiutati in questa avventura, nel primo anno in particolare, quando abbiamo un po' fatto una panoramica generale in cui abbiamo costruito anche la base degli incontri del 2013, che come tutti gli altri trovate anche nel sito dell'Insubria, tutta la registrazione integrale. E infatti per questo che ci siamo un po' tardati, perché c'è un guasto, quindi stavamo aspettando la telecamera esterna, perché questo è un materiale didattico che usiamo anche se l'incontro è per tutti, però poi lo usiamo nell'ambito del corso, quindi è importante che la registrazione ci sia. In particolare quelle del 2013 sono proprio come un'introduzione generale alla fantascienza da tutti i suoi punti di vista. C'è perfino un incontro sul collezionismo di fantascienza, tra l'altro divertentissimo, consiglio di guardarlo. Ebbene, Luigi ci ha aiutati molto fino a quel primo anno, adesso torna facendo l'incontro introduttivo, che è sempre un po' quello che dà, quello sulla letteratura è sempre quello incontro, perché è quello che dà la panoramica più ampia, perché alla fine la letteratura è comunque quella più completa, dove i temi sono stati trattati fin dall'inizio, il cinema è arrivato dopo, almeno il cinema a un certo livello, il fumetto è una cosa molto particolare, e quindi c'è anche di ottimo livello, come vedete, però è anche una cosa che esiste in alcuni paesi e in altri no. Per esempio, ci sono paesi che non hanno assolutamente tradizioni fumettistiche, altri come l'Italia, che fortunatamente invece ce l'hanno. Quindi questo è l'incontro che ci darà un po' il quadro generale di come è evoluto nel tempo il concetto stesso di viaggio spaziale, il modo di immaginarlo e di rappresentarlo. Poi, come sapete, mercoledì 25, l'incontro sarà sempre di mercoledì ogni due settimane. Tra due settimane avremo appunto l'incontro sui fumetti, dove erano gli autori della Bonelli, in particolare Antonio Serva, che è un altro amico della prima ora che ci aiuta sempre. E questo è sempre un incontro molto bello, molto divertente, ma anche assolutamente non banale, per questi gente che ha veramente una conoscenza anche proprio di essere linguaggi della comunicazione, non solo del fumetto, che è veramente impressionante. L'hanno detto tutti quelli che l'hanno ascoltati, e ne sono rimasti spesso sorpresi. E in effetti oggi fare fumetti, riuscire a vedere, mi prende quasi essere umana, quindi bisogna davvero essere bravi, e non lo sono. Poi avremo l'8, andiamo in trasferta, facciamo come già l'anno scorso, abbiamo provato questa come uno degli scopi, questa cosa anche di far conoscere il nostro corso di laurea sul territorio. Andiamo in una scuola di Gallarate, il liceo Tosi, di Buster Sizio, che ci ospita, e ci sarà l'incontro sull'esplorazione dello spazio della CECA, che
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e anche dell'Osservatorio di Brera faranno un discorso un po' storico, con un particolare enfasi sul contributo italiano, perché guardate che l'Italia è uno dei paesi leader da sempre nella corsa allo spazio, anche se non si sa, è stato il terzo paese al mondo a lanciare un satellite artificiale, per dire, non lo sa nessuno, però è vero, dopo Russia e Stati Uniti c'è stata l'Italia, e continua a dare un contributo molto importante anche oggi, come ci racconterà in particolare Davide Maio, che si concentrerà di più su una missione che è in preparazione, molto affascinante, in cui c'è appunto un grande apporto italiano, lui è uno anche di quelli coinvolti, l'esplorazione dell'universo oscuro, cioè materia oscura e energia oscura, che sono quelle componenti dell'universo di cui ancora praticamente non sappiamo nulla, a parte il fatto che dovrebbero esistere. Poi ci sarà l'incontro con Claudio il 22 novembre sull'astronautica dei secoli futuri, e infine concluderemo il 6 dicembre con Mauro Gervasini, che oltre ad essere un grande critico cinematografico è anche un docente dell'Insubria, insegna, come sapete, linguaggi multimediali, e ci parlerà del viaggio spaziale al cinema, e anche un grande amico dei Bonelliani, me l'ha consigliato Serra Guardilli, quindi mi ha detto che è molto contento di fare questa cosa, e quindi concluderemo con lui. Adesso lascio, senza perdere altro tempo, la parola a Luigi Petruzzelli, che ha parecchie cose da dirci, e faremo solo quando arriva la telecamera, la prolunga, per mettere la telecamera in un punto un po' più adeguato, interromperemo per un istante, ma veramente proprio pochi secondi, e così come quando Luigi dovrà cambiare la batteria della sua, ma sarà una cosa veramente rapida, quindi senza ancora tempo ulteriormente. Ringrazio ancora moltissimo Luigi per l'aiuto e l'amicizia che ci dà, e gli do la parola. Grazie a te Paolo, e grazie. Vabbè, adesso si sente anche qui, però comunque mi sono fatto il microfono, qua io sono guardato. La batteria. Normalmente è uscito con il sistema normale, si fa il microfono non si sente, però comunque conviene con me. Grazie a te Paolo, grazie a voi per essere intervenuti. Se preferisci questo. Sì, è meglio, grazie, così è posso. È acceso? Sì, sì, no. Si sente adesso? Sì. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti. Seppur era difficile riuscire a dire tutto quello che avrei voluto dire, adesso, con il ritardo che abbiamo avuto, sarà anche peggio. Quindi preparatevi a una bella corsa e salteremo quello che si può saltare. Allora, chi sono io? Velocissima presentazione. Io mi occupo come lettore di fantascienza fin da quando avevo nemmeno 10 anni, quindi stiamo parlando di 40 anni fa, un pochino di libri li ho letti, e da 10 anni sono anche editore, soprattutto di fantascienza. Dal punto di vista della formazione però sono un matematico, la radio di matematica qui all'Università di Milano, per cui qualcosina in qualche aspetto ogni tanto ci capisco. Mi diverto da anni a fare della chiamiamola di divulgazione della cultura fantascientifica o comunque fantastica qui in Italia, in giro per varie scuole eccetera eccetera, tant'è che da qualche anno sono anche socio della World SF Italia, che tra i suoi obiettivi ha proprio questo. Viaggio spaziale e fantascienza. Allora, è un tema vastissimo. Stavo ragionando oggi con un mio autore che anche lui aveva preparato qualcosa per un intervento in un planetario, e dicevamo sì, ok, se volessi che faccio un libro, 500 pagine sarebbero il minimo indispensabile per dire qualcosa. Perché? Perché la fantascienza pensa al futuro e pensa anche all'esplorazione dello spazio, alla conquista dello spazio, avviene e quant'altro, per cui veramente vastissimo come tema. Noi ci limitiamo
alla letteratura, alla parte letteraria della fantascienza, anche se ogni tanto mi salterà fuori magari a dire qualcosa di un fumetto, di un videogioco, di un film, ma insomma sostanzialmente parliamo di quella e parliamo dal punto di vista umano, anche qui ogni tanto potrà scapparmi qualcosa di cosa ha combinato gli alieni, ma se proprio mi scapperà sarà abbassando lucissima. Ecco, fantascienza. La fantascienza non si sa esattamente quando nasce, il controverso, ognuno può la sua opinione. Secondo Asimov parliamo dei primi del 600, secondo me parliamo dei primi dell'800, insomma ci sono varie scuole di pensiero, però noi qui vogliamo anche dare qualcosa, un breve cenno a quel che succedeva anche prima di queste date, non molti, però giusto per capire che non si parla di viaggio nello spazio soltanto da quando si è iniziato a parlare di fantascienza o di scienza. Naturalmente quelli del passato sono più fantasiosi, non si può parlare di un motore a reazione nel secondo secolo dopo Cristo, per esempio. Ecco, è un argomento che interessa da un po', ed è qualcosa di divulgativo anche per i ragazzini, tant'è che in questa pagina del Corriere dei Piccoli, stiamo parlando del 62, si accenna a qualcuno di questi precursori dei viaggi spaziali. Parlando di precursori, il primo che vi voglio citare è tale Luciano di Samosata, secondo secolo d.C. Ha scritto varie opere, una di queste, Una storia vera, da molti è considerata di fantascienza. Perché? Perché c'è un viaggio sulla Luna. C'è un viaggio sulla Luna, ma come si va sulla Luna? Allora, questi stanno facendo una spedizione, stanno navigando sul mare, dall'aver visitato un'isola in cui c'era qualcosa che aveva a che fare con Baco, eccetera, eccetera. A un certo punto, non si capisce perché, c'è un vento più forte, c'è boh, questi notano che la nave comincia a sollevarsi dal mare. Solleva, raggiunge la Luna. Naturalmente poi ci saranno i sereniti. Una cosa abbastanza costante soprattutto nel passato, ma non solo, è che quando andate sulla Luna, su un pianeta, sul Sole, su una stella, da qualunque altra parte, ci trovate gli abitanti con varie conformazioni, vari atteggiamenti ostili piuttosto che pacifici, piuttosto che, ma è abbastanza costante che ci sia questo. E poi un altro, sempre di Luciano di Samosata, in Icaro Menippo, questo tal Menippo, ecco il mito di Icaro forse lo conoscete già. Ok, vedo qualche sì, per cui non starò a ripetervelo. E anche questo Menippo, con ali di aquile da avvoltoio, arriva prima sulla Luna, poi sul Sole e oltre, e da lì vede con occhio d'aquila, quindi qualcosa che si potrebbe pensare sia simile a un telescopio, riesce a vedere quel che c'è sulla Terra finché non raggiunge addirittura la dimora degli dèi. Saltiamo qualche secolo, un po' tanti qualche, e arriviamo all'Ariosto, nell'Orlando Furioso, che penso abbiate, non dico letto, ma almeno sappiate di cosa si parla. A un certo punto c'è Astolfo che va sulla Luna a recuperare il senno perduto di Orlando. Come ci va? Con l'ippogrifo, un cavallo alato. Passiamo avanti di un'altra settantina d'anni, no, anche di più, 80-90 anni, e ci troviamo il Somnium di Keplero, l'astronomo per intenderci, in cui si parla del un viaggio sulla Luna. Secondo alcuni questo è il primo romanzo di fantascienza. Ancora una volta però su come ci si arriva siamo nell'ambito della fantasia. Cyrano de Bergerac, e quindi siamo alla metà del 600, va sulla Luna, tanto per cambiare un suo personaggio, anche lì naturalmente ci sono i seleniti. Come ci va? Oh, qui finalmente siamo un po' più originali, usa una cintura con delle ampolle piene di rugiada, la rugiada evapora, tratta dal sole, lo solleva.
e così riesce a raggiungere la Luna. Ancora una settantina d'anni avanti arriviamo ai viaggi di Gulliver. Qui non è che andiamo sulla Luna, però c'è un interessante isola fluttuante di Laputa. Tutti conoscono i viaggi di Gulliver per, ok, c'è Lilliput, c'è anche Brobdingnag, la terra dei giganti. No, ce ne sono altre. Una di queste è appunto l'isola di Laputa, che è un'isola che per mezzo di magneti che si possono accendere o spegnere in certi modi può salire fino a un'altezza di 4 miglia, quindi stiamo parlando di quanto? 7-8 chilometri di altezza. Non siamo nello spazio, però c'è già qualcosa di un po' più scientifico dal nostro punto di vista, dei magneti, e comunque questa idea delle isole fluttuanti, se pensate di spingervi un po' più in alto, si può un po' paragonare a quella delle stazioni spaziali. Nell'Ottocento, Edgar Allan Poe, il viaggio di Hans Pfaall sulla Luna, questo Hans Pfaall riesce a raggiungere la Luna con un pallone aerostatico. All'epoca esistevano da un po', però la sua scoperta è quella di un gas molto più leggero dell'idrogeno. Da qualche parte ho letto 27 volte, ma non vi confermo che sia proprio così, comunque molto più leggero dell'idrogeno, e con questo pallone aerostatico riesce a raggiungere la Luna. È un periodo di gran moda della Luna, quello, ci sono molti libretti, le scoperte sulla Luna, gli uomini lunari alati, i seleniti, gli abitanti della Luna, moda di quegli anni, un po' come adesso. Altro qualche anno fa c'era la moda dei vampiri, all'epoca era di moda questo, gli abitanti della Luna. Poi finalmente passiamo alla metà dell'Ottocento e abbiamo qualcosa che da un punto di vista scientifico è un po' più corposo: Jules Verne, Dalla Terra alla Luna. In questo Dalla Terra alla Luna e nel suo seguito Intorno alla Luna, che cosa succede? Succede che per raggiungere la Luna si utilizza un cannone gigantesco, naturalmente, con la base scavata nel terreno, eccetera, eccetera, eccetera. Si costruisce un proiettile sferico di alluminio che è leggero, usano del fulmicotone come detonatore e riescono a spararlo verso la Luna. Non vi sto a dire tutta la storia perché sono 103 slide, se ve la racconto completa per ciascuna non finiamo più. E il lancio ha successo, tra l'altro c'era dietro una scommessa tra questi dell'equipaggio, quelli della società, eccetera, eccetera. Vabbè, fatto sta che il lancio ha successo, il proiettile viene sparato verso la Luna e da terra riescono a osservare che effettivamente c'è questo proiettile intorno alla Luna. Così finisce il primo romanzo, poi c'è il secondo, Intorno alla Luna, di 5 anni dopo, che riprende questo viaggio dal punto di vista dell'equipaggio del proiettile. Quindi dal momento in cui vengono sparati, a cosa succede? Hanno un imprevisto per cui non entrano nell'orbita lunare alla quale avrebbero voluto entrare, ma addirittura dovrebbero andare persi nello spazio. Ragionandoci, naturalmente dal buon Verne, con lo suo spirito scientifico che aveva e che metteva in tutti i suoi romanzi, riescono a utilizzare dei razzi che avevano a bordo per cambiare l'orbita e dirigersi verso la Terra. Sulla Terra cadono nell'Oceano Pacifico, quindi non si distruggono, c'è lì una nave che li raccoglie, tra l'altro con a bordo un amico di uno dei tre. E Verne, se leggete questa descrizione, si pone anche alcuni problemi collaterali che comunque sono importanti. Sì, ok, andiamo sulla Luna, però come facciamo con l'aria? E allora c'è questo generatore di ossigeno all'interno della capsula. Sì, lo spazio, ma lo spazio è freddo e allora bisogna cercare di non esporsi al freddo siderale. E così via. Ecco, qui vi metto un paio di copertine di questi due romanzi, sono edizioni degli anni tra il 50 e il 70, direi. Andiamo avanti di pochi anni e qui adesso cominciamo a avere più gente che scrive di questi argomenti. Herbert John Wells, i primi uomini sulla Luna.
Qui si va sulla Luna in un altro modo ancora. C'è questo dottor Cavour che si è inventato una sostanza, tanto per aver fantasia la cavorite, che scherma dalla forza di gravità. Con questa sostanza riesce a costruire una navicella sferica, anche questa volta, scagliata dalla rotazione terrestre, e raggiunge la Luna, tanto per cambiare abitata. Dopodiché vengono catturati dai seleniti, ma mentre Bedford riesce a fuggire, Cavour no, e rimane sulla Luna. Qualcuno di voi probabilmente potrebbe aver sentito parlare non solo del romanzo, ma anche del film da cui è stato tratto. C'è anche un film. Non è stato il primo Wes a sfruttare questa idea dell'antigravità, perché già l'italiano Ulissi Grifoni nel 1887 ha scritto Dalla Terra alle Stelle, in cui c'era una vernice antigravitazionale con cui si riusciva a raggiungere Marte. Ecco, prima ancora, perché questo dell'87 è un ampliamento di un suo lavoro del 1885, Da Firenze alle Stelle, in cui uno studente fiorentino faceva questa scoperta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, problema, l'antigravità, lo vedremo magari poi meglio dopo. Fatto sta che pare che sia problematico, perché mentre ad esempio riuscite a schermarvi dalle cariche elettrostatiche, dai campi elettromagnetici, gabbia di Faraday, non c'è per il momento uno schermo dalla forza gravitazionale. Il problema è più complicato, perché la forza gravitazionale si può interpretare, secondo la relatività generale di Einstein, come una curvatura dello spazio-tempo, quindi non è proprio così semplice. Tra l'altro, vi faccio notare che mentre nel caso dei campi elettrici avete cariche positive e cariche negative, protoni e elettroni per intenderci, e nel caso della forza gravitazionale avete delle masse positive. È vero che si teorizzano energie negative, eccetera, però sono tutti argomenti di ricerca al momento. Ecco, a questo punto siamo già al 1909, dove si vedono ormai idee anche più moderne. Un'astronave che funziona con l'energia atomica, questo Colombo dello spazio di Garrett Service, che viene utilizzata per andare verso Venere. Dedicato alle Torri di Giulio Verne. Qualcuno che l'ha letto dice sì, in effetti sembra molto un romanzo di Verne. Una cosa vi faccio notare: che dei trattati teorici sui motori a reazione sono già del 1903, per cui ormai siamo in ambito volendo scientifico, anche se non tutti utilizzavano solo idee scientifiche. In John Carter di Marte, anche qui ne hanno tratto un film in tempi relativamente recenti, John Carter riesce ad arrivare su Marte. Sì, però non è che ci arriva con astronavi o che. È inseguito da Peli Rossa, entra in una caverna per scappare, a un certo punto c'è questo brano in cui è sopraffatto da una sensazione come in sogno, bla bla bla, sostanzialmente viene paralizzato da una specie di gas e si stacca dal suo corpo, scappa dalla caverna con questo suo, chiamiamolo, corpo astrale, vede Marte nel cielo, dice ah sì che bello, vorrei essere su Marte, puff, si ritrova là. Alcuni dicono che Burroughs conoscesse comunque l'idea dei viaggi spaziali e delle astronavi, tant'è che il resto del suo romanzo è comunque abbastanza fondato relativamente per l'epoca, intendiamoci, dal punto di vista scientifico. Qualcuno dice è stato il suo editore che, visto che in quegli anni andavano di moda queste cose con i corpi astrali, a suggerirgli di cambiarlo, tant'è che poi nei suoi cicli successivi, Carson di Venere del 32, ecco, quando vi metto gli anni di un ciclo intendo l'anno in cui comincia il ciclo, essendo cicli magari poi passano anni rispetto a quando l'ha iniziato e tra quando c'è l'ultimo romanzo, racconto del ciclo. E anche nella trilogia del ciclo lunare 23 ci si parla di razzi che vanno fuori rotta, tutti e due razzi diretti a Marte, in un caso il razzo va fuori rotta e a terra sulla Luna,
perdonatemi la Terra anche quando mi riferisco a un altro corpo celeste, ma sennò diventa complicato. E mentre nel caso di Venere, razzo per Marte, fuori rotta, cade su Venere. Naturalmente in tutti questi casi su Marte ci sono forme di vita, sulla Luna ci sono eccetera eccetera eccetera. Ecco due copertine dell'edizione Nord. Ho messo qua e là delle copertine, visto che comunque non ho trovato in questo corso una lezione dedicata all'illustrazione di fantascienza per il viaggio spaziale, quindi ogni tanto mi sono permesso di mettercene qualcuna, magari spezziamo anche un po'. Viaggio sì, ma viaggio dove? In che senso? Beh, a seconda di dove volete andare avrete dei problemi diversi. I più semplici sono quelli nell'orbita terrestre. In effetti già lì ci siamo arrivati. Sulla Luna ci siamo arrivati. Su Marte o altri pianeti del Sistema Solare. Le sonde ci sono arrivate, si parla di una missione umana su Marte, quindi fino a qui siamo ancora nel realismo. Su altre stelle, altre galassie, confini dell'universo, nonostante ci siano state delle ricerche scientifiche che ne studino la fattibilità, per il momento non sembrano realisticamente fattibili neppure quelle teoricamente più semplici. Copertine di due antologie, spazio interno, parliamo di sistema solare, spazio esterno, fuori. Come ci va nello spazio? I metodi sono stati tanti, lasciamo stare quelli fantasiosi che abbiamo visto all'inizio, che andavano bene in ambito storico, per quando ancora non c'erano gli strumenti per definirne dei più realistici. Il più classico è l'astronave. Astronave con vari tipi di propulsione, di forme, di dimensioni, ne potete avere di piccole monoposto, potete avere semplicemente delle sonde robotiche ancora più piccole, potete avere astronavi generazionali del diametro di chilometri, c'è di tutto e di più. Altro metodo, le vele solari. Anche qui tutto sommato ci siamo, sono già state impiegate in alcuni casi con successo, ci sono lo studio delle missioni della NASA più vaste. Ascensori spaziali, teoricamente poi li vedremo tutto in dettaglio, se li conoscete già bene, se no non preoccupatevi. Sostanzialmente sollevate qualcosa dalla Terra all'orbita con una specie di ascensore. Ci si sta lavorando, più che altro c'è un problema di materiali che devono essere molto resistenti, avere certe caratteristiche, insomma diventa complicato. Poi per andare al di là del nostro sistema e soprattutto su altre stelle, altre galassie, mondi lontani, per il momento è fantascienza, si parla di portali, di wormhole, di buchi neri, viaggi della mente. Perché si viaggia nello spazio? Perché ci dovrei andare? Desiderio di conoscenza, desiderio di conquista, ricerca di nuove risorse, pressione demografica, una specie di assicurazione per eventuali catastrofe planetarie che potrebbero colpirci. O semplicemente perché lì qualcuno ci deve andare. L'uomo ha sempre cercato di andare dove nessuno c'era ancora stato. È un po' il gusto che avete quando è appena nevicato e dite sono il primo a mettere il piede lì a calpestarlo. Ecco, un po' anche questo. Qualcuno addirittura dice il nostro destino è di andare verso le stelle, in un racconto di Angelo Frascella che ho appena pubblicato. C'è una bella citazione di Mongini, Giovanni Mongini è un esperto soprattutto di cinema, di fantascienza, e tra l'altro lui ha scritto a questo riguardo un universo in celluloide del cinema di fantascienza tra stelle e pianeti, se qualcuno è interessato poi gli posso dare gli estremi, in cui analizza tutti i vari pianeti del sistema solare piuttosto che corpi al di fuori del sistema solare, dice ok, per andare lì su Venere è stato trattato in questi film, alcuni perché anche lì sono tantissimi, si deve compiere una scelta, A, B, C, D, e gli spiega brevemente. Quindi ha una parte scientifica e una parte di questa è di fantasia, potrebbe essere utile per l'ultima lezione del corso, ultima o penultima, non ricordo, quella su cinema di fantascienza e viaggi spaziali.
motivazioni, diciamo, più serie, anche queste sono serie, ma diciamo formalizzate in modo più serio, c'è una lettera del direttore scientifico della NASA del 70, qualcuno che gli chiedeva, sì vabbè, ma noi perché dobbiamo andare nello spazio invece di buttare tutti quei soldi, non possiamo usarli qui sulla Terra? E lui dava una lunga spiegazione, adesso non riusciamo a vederla. Torniamo alle astronavi, che sono il metodo principe per spostarsi nello spazio e sono quello che stiamo usando anche noi, tutto sommato. Dal punto di vista della fantascienza sono abbastanza una convenzione, come saranno delle convenzioni il viaggio nell'iperspazio o i wormhole o i portali. Sono cose codificate che si usano. Qualcuno dice sì, voglio anche spiegarvi come funziona, perché va in questo modo, eccetera, eccetera. A qualcun altro non interessa proprio. Non mi interessa come mi muovo, devo spostarmi da qui a lì, non me ne preoccupo, dico che ci sono andato, perché a me interessa raccontare un'altra storia, dei personaggi, un'avventura, delle battaglie, l'impero galattico, non mi interessa come mi muovo appunto, do per assodato che in futuro l'umanità ci riuscirà. Se scrivo un western, cosa uso per spostarmi? Il cavallo. Se scrivo un romanzo realistico adesso, avrò l'automobile, avrò il treno, avrò l'aereo e non sto a descrivervi come funziona. Se scrivo del futuro, ci sono le astronavi, mi sposto con le astronavi o metodi equivalenti. Qualcuno a volte dà dei principi, delle spiegazioni sui principi di funzionamento di queste astronavi, qualcuno non ne dà proprio. Ecco, copertine con astronavi, carrellata di copertine con astronavi. Secondo voi qual è la forma, almeno io ho fatto un piccolo sondaggio, ne ho guardato qualche centinaio nei giorni scorsi di copertine con astronavi. La forma più utilizzata, secondo voi? O non ne conoscete abbastanza? Il classico disco volante c'è, ma non è più utilizzato, nella mia esperienza perlomeno. Io ho preso a campione qualche centinaio di copertine. Disco volante c'è, ma il più utilizzato è questo tipo aereo. Li vediamo velocemente così ci riposiamo anche un attimo. Questa è una rivista del 30, queste siamo nel 60. Ecco, Standing era statunitense, mentre con AstroTau siamo in Italia. Air Wonder Stories, questa è del 30. Ben Emison Stories è del 39, febbraio del 39, questo è il primo numero. Qui siamo nel 50 con quella a sinistra e siamo nel più o meno anni 80 con quella a destra in Italia. Ecco, vi faccio notare una cosa abbastanza caratteristica. Allora, astronave, lui, tutta spaziale, lì che traffica, lei è terrorizzata in costume. Ma vabbè, perché non abbia la tuta spaziale? Faceva più copertina così, si vede. Qui siamo in Italia a metà anni 50. Qui siamo negli Stati Uniti a inizio anni 50. Ecco, vi faccio notare due cose, una in una copertina. C'è un articolo di Willy Ley. Willy Ley era un grande entusiasta del viaggio spaziale e dell'astronautica e tenne, tra le altre cose, una rivista di divulgazione scientifica. Su questa rivista Galaxy, che negli Stati Uniti era la più importante all'epoca per la fantascienza, e lui dava un certo rigore scientifico a questi suoi articoli. Qui abbiamo una forma molto particolare di astronave e anche di tute spaziali. Galaxy si divertiva in quegli anni, più o meno da metà anni 50, inizio anni 60, nel numero di dicembre o di gennaio a mettere delle copertine natalizie. Questa è un'altra copertina natalizia di Galaxy. Questo povero Babbo Natale disperato studia navigazione interstellare, carte stellari e tutto quel che può essere per consegnare i suoi regali. Copertina inizio anni 80 di un italiano, Giuseppe Festino, un'astronave che viaggia verso un buco nero, una stella di neutroni,
storie di razzi e satelliti, due classici della fantascienza. C'erano anche astronavi sferiche, meno diffuse, ma se ne vedono abbastanza spesso anche di queste. Altri tipi di astronavi, qui siamo in un caso del 39, in un altro metà anni 50, prima metà anni 50. Questo è un classico, il primo numero di romanzi di Urania, che trovate semplicemente come Urania ancora in edicola, siamo nel 52. Vi faccio notare l'autore Arthur Clarke, che citeremo più volte. E qui ce n'è un'altra di Arthur Clarke, un'altra astronave sferica. Ecco, questo è interessante, questo Wonder Stories. Siamo nel 36, vi ricorda niente la forma di quell'astronave? Mai visto l'Enterprise Star Trek? Non ve la ricordo un po', solo che qui siamo nel 36. E Star Trek è di fine anni 70, 67, 68. Piacciono tanto anche ai bambini le navi spaziali, tant'è che avevano fatto dei libri per ragazzi illustrati in cui si parlava di queste navi spaziali, catastrofe spaziali, guerre spaziali. Quindi le astronavi, come funzionano, o non ci interessa e lo saltiamo, oppure addirittura diamo delle spiegazioni che sono evidentemente umoristiche, prendono anche un po' in giro le convenzioni del genere. Per esempio questa di Adalberto Cersosimo, scrittore italiano di fantascienza, più noto forse per il fantasy. Grazie a una serie di considerazioni matematiche relative all'utilizzo delle imprevedibili fonti di energia fornita dalla materia oscura che dalle distorsioni spazio-temporali si spostavano queste astronavi. Oggi la legge di Levinsky-Clinton ci permette di viaggiare rapidamente per la galassia fino a distanze commensurabili. Evidentemente questi nomi sono una storpiatura dell'ex presidente statunitense Clinton e sapete chi fosse quella tal Monica. Se vogliamo muoverci nel campo dell'avventura, quindi il viaggio spaziale c'è, ma è dato per scontato, ci interessa per parlare di guerre, battaglie, imperi galattici, eccetera, 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 avete solo l'imbarazzo della scelta. Ne cito qualcuno qua e là. Uno famosissimo tra i primi, All'odola dello spazio, di tal Doc Smith. Doc perché era un dottore, non in medicina, ma era un dottore. Siamo a fine anni 20 in questo caso. Ricordiamo che col Colombo nello spazio eravamo nel 9, con Joe Carter di Marte erano nel 12, qui siamo arrivati a fine anni 20. Ha fatto anche il ciclo dei Lensman, ha fatto tantissima roba di tipo avventuroso. Poi è andato un po' fuori moda, tant'è che negli anni 50 ha fatto fatica a fare pubblicare gli ultimi romanzi del ciclo. John Campbell, metà anni 30, Edmund Hamilton, che ha iniziato nel 29 con i cicli della pattuglia dello spazio, poi quello dei sovrani delle stelle di Morgan Chen, è andato avanti parecchi anni rinnovandosi, però a differenza di Doc Smith, che era sempre un po' fossilizzato nei suoi schemi, Hamilton riuscì a rinnovarsi. Tratto d'acciaio di Harry Harrison, Capitan Kidd di Gregory Kerr, ciclo dell'astronave di Mike Resti, quindi siamo più nel moderno, siamo già all'inizio del ciclo nel 2005, eccetera, eccetera, eccetera. Ce ne sono quanti ne volete. Come funzionano le astronavi? Vediamo qualcuno che si arrischia a fare una storia dell'esplorazione spaziale. Edmund Hamilton, che tra l'altro era soprannominato distruttore di mondi, lui aveva scenari galattici vastissimi, c'erano stelle che collidevano, armi in grado di distruggere il tessuto dello spazio, c'era di tutto e di più nei suoi romanzi. Nei Sovrani delle Stelle, che è un romanzo del 1947, lui ci racconta, l'ho sintetizzato, lui la fa in due pagine, ma tanto per darvi un'idea, come ha funzionato in quell'universo dei Sovrani delle Stelle la conquista dello spazio. È del 47, l'inizio di questa conquista dello spazio
è del 45-46, c'era l'energia atomica, le esplosioni atomiche sono del 45, si inizia a sfruttarla, lui dice riusciamo anche a applicarla a scopi pacifici e al viaggio spaziale. Quindi prima applicazione di energia atomica, scoperta che il radar funziona nello spazio, riusciamo a costruire delle astronavi a motore atomico, misteriosissimo come funziona un motore atomico nel 47, ma lui se l'era inventato, con i quali si riuscì a raggiungere la Luna, Marte e Venere per la fine del XX secolo. Quindi noi dovremmo averlo già fatto. Beh, in effetti la Luna ci siamo stati, Marte e Venere ci sono state le sonde, quindi non è neanche così sbagliato, non era un motore atomico però. Poi però lui dice le stelle sono troppo lontane e vedremo dopo quanto. E fino al termine del XXII secolo sostanzialmente non succede altro, stiamo confinati nel nostro sistema solare, finché ci sono simultaneamente tre scoperte, ovviamente del tutto inventate da Hamilton, i raggi subspettrali, radiazioni elettromagnetiche molto più veloci della luce, che nella loro versione raggi di pressione a una certa frequenza, reagiscono con, uso le sue parole, le polveri cosmiche degli spazi interstellari spingendo avanti le astronavi. Ci sono queste onde di pressione che spingono da una parte queste polveri cosmiche e l'astronave va avanti. Quelle sono più veloci della luce, anche l'astronave va avanti più veloce della luce. Ci sono dei problemi che vedremo meglio più avanti. Serve il controllo della massa. Vedremo perché quando vedremo un minimo di dilatazione della massa nell'ambito della relatività ristretta, che viene trasformata in energia, e poi dal momento che il corpo umano non può sopportare chissà quali accelerazioni, noi siamo abituati all'accelerazione della Terra, se state su un aeroplano e siete un pilota militare potete prendervi qualche volta l'accelerazione della Terra, 3, 4, 5 G, va, sì, fate fatica, ma insomma si fa. Accelerazioni maggiori no, non ce la fate, se va bene svenite, se va male altro. E allora si inventa il campo di stasi che vi mette in grado di sopportare le accelerazioni fortissime che servono per raggiungere quelle velocità. Con queste tre finalmente si possono raggiungere le stelle e lì avventure di tutto e di più di tutti i tipi. Astronave non è soltanto un guscio vuoto dove possono andare gli esseri umani e guidarla. Ci sono anche astronavi che hanno per così dire una loro personalità. Cito soltanto un paio di esempi di M. Crefri, la nave che cantava. Questa è una, nasce come bambina con forti problemi fisici. Per fortuna la sua mente funziona, allora la addestrano per essere, diciamo, incapsulata in un'astronave, cioè prenderanno il suo cervello, lo metteranno in questa astronave e lei piloterà questa astronave. In un certo senso sarà l'astronave, perché con le connessioni del cervello controllerà tutti i vari sistemi. E lo stesso in Santiago di Mike Resnick, qui siamo nell'86, nel caso della nave che cantava era nel 61, a Schussler il cyborg succede un qualcosa del genere, incidente spaziale, precipita su un pianeta alieno, gli alieni non hanno mai visto come è fatto un essere umano, questo è completamente distrutto, insomma lo ricostruiscono con quel poco che riescono a mettere insieme dopo un incidente spaziale, sostanzialmente è ridotto in modo tale che prendono il cervello, lo mettono all'interno di un'astronave e lui controlla la nave, anche qui in un certo senso è la nave, perché? Perché la temperatura la regola come il cervello regolerebbe la temperatura del nostro corpo, eccetera, eccetera, eccetera. Piuttosto che astronavi dotate di intelligenza artificiale. Naturalmente le astronavi non sono le uniche protagoniste di un viaggio dello spazio fantascientifico. Qualcosa che c'è molto molto spesso sono le stazioni spaziali. Anche qui noi nel nostro piccolo qualcuna l'abbiamo davvero. A cosa servono? Se voi dovete lasciare un pianeta e andare nello spazio, vi serve molto carburante per vincere la forza di gravità del pianeta. Se siete già in alto, il tutto diventa più facile.
Non solo, potrebbe anche essere che per viaggi più lunghi vi servono astronavi gigantesche di un certo tipo, con certi tipi di propulsione, mentre dalla stazione spaziale alla Terra è più semplice muoversi. Potete usare delle navette tipo shuttle, potete usare degli ascensori spaziali, o se avete la tecnologia, come in questo caso in un film Star Trek, perché no, potete usare il teletrasporto. Sono tantissimi i romanzi con stazioni spaziali, è un'altra costante quasi dei romanzi di fantascienza di questo genere. Cito solo Isole cosmiche di questo tal Clark del 52. Ecco, faccio notare che Clark si definiva spesso colui che ha perso dei miliardi, perché è stato lui, tra le tante ipotesi che ogni tanto si fanno nella fantascienza, ogni tanto qualcuna ci prende. Nel caso di Clark fu il primo a ipotizzare l'utilizzo delle orbite geostazionarie per i satelliti di telecomunicazioni. E ormai le usiamo tranquillamente sempre. Solo che lui non ci ha fatto una lira. Poi andiamo alla propulsione. Ci sono vari tipi di propulsione. Noi non parliamo in questo caso della propulsione meno divertente, diciamo così anche, dai. Non vi serve solo per spostarvi da qui alla Luna, ma anche per girare l'astronave, ruotarla, posizionarla per i piccoli spostamenti. Quello non è interessante, si fa di solito con dei principi di azione e reazione, li facciamo già dei razzettini chimici. Fine. Propulsione chimica, quella che abbiamo, un motore ad esempio a idrogeno e ossigeno che vengono miscelati, spingono avanti la strada. Il motore a reazione, che è teorizzato già dai primi del Novecento e non funziona solo nel caso delle astronavi, anche le aeree a reazione sfruttano questo principio. È realistica, tant'è che c'è già, è lenta da un punto di vista spostamenti nello spazio. Vi serve tanto spazio per metterci il combustibile e anche il comburente, quello che fa bruciare il combustibile per intenderci. Cioè se io mescolo l'idrogeno con l'ossigeno, l'ossigeno mi serve per far bruciare l'idrogeno. E mi serve la massa di reazione. Cos'è questa massa di reazione? Lo vedremo tra breve. Anche qui propulsione chimica con i razzi per intenderci, ce ne sono quanti ne volete. Uno simpatico è Preludio allo spazio del solito Clark, siamo nel 51, in cui ipotizza un viaggio sulla Luna nel 78, quindi aveva sbagliato, aveva eccesso in pessimismo in questo caso. Comunque con un'astronave divisa in due parti, come poi ci sono stati razzi a più stadi, quindi non era così sbagliata la cosa. Ma questo era un astronomo, se ne intendeva, sapeva quel che diceva. Ci sono altri sistemi di propulsione che sfruttano il principio di azione e reazione. Oltre a quello chimico potrete pensare di scaldare dei gas con metodi elettrotermici, elettrostatici, o sparare fuori delle particelle accelerate da campi magnetici, o lanciare degli ioni, oppure nucleare, quindi lo potete fare in vari modi. Stavolta riuscite a scaldare il gas utilizzando le reazioni nucleari. Chi più ne ha più ne metta, vi serve sempre la massa di reazione, questa cosa misteriosa che con questo motore a razzo continua a entrare. Ecco, qualcuno addirittura si era spinto a un'idea che sembra balzana, ma era stata studiata seriamente dal 58 al 65 nel progetto Orion, delle esplosioni atomiche controllate che sarebbero dovute servire a spingere in avanti il razzo. Questi progetti periodicamente ritornano, sono stati ripresi come Magorion, Mini Magorion, eccetera, eccetera. Addirittura ce n'è una versione nel 2013 in cui dicono sì, dovremmo riuscire a raggiungere un terzo della velocità della luce. Addirittura, comunque, queste, naturalmente per piccoli problemi contingenti, come potrete immaginarvi, non se n'è mai fatto nulla da un punto di vista sperimentale.
Viene utilizzato in letteratura anche questo, per esempio in Paul Anderson, Orio risorgerà, si parla proprio, è una lotta tra due fazioni, non sto a descrivere, ma una delle due fazioni vuol ridare vita al progetto Orion per fare questo tipo di astronavi. Cos'è questa massa di reazione che vi serve sempre? Il motore a reazione si chiama così perché sfrutta il terzo principio della dinamica di Newton. Qualcuno di voi lo conosce? Sostanzialmente vi dice, se io applico una forza a un corpo, questo corpo applica una forza a me. Equivalentemente è lo stesso che utilizzate quando prendete un palloncino, lo gonfiate, lo lasciate andare aperto. Cosa succede? Quello va avanti perché espelle l'aria. La forza del gas che viene spinto all'indietro spinge in avanti il palloncino. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Vi risparmio la formulazione matematica. E c'è una cosa, che questo principio di azione e reazione ha molto a che fare con la conservazione della quantità di moto. Adesso vediamo chi di voi è il primo a terrorizzarsi. Sono stato bravo, l'ho fatto in una versione algebrica semplificata, perché per farlo seriamente avrei dovuto usare un po' di calcolo differenziale. Ma sostanzialmente si vede che in alto, forza che applico io è uguale all'opposto della forza che viene applicata al corpo, si fa qualche passaggio matematico e si fa vedere che da lì discende, o potreste fare il contrario, che il prodotto di queste quantità, massa per velocità, all'inizio e alla fine dei corpi del sistema, rimane costante. All'inizio e alla fine, se fate questa somma, è la stessa. Cosa vuol dire, a parte le formule che non vi piacciono? Che se volete muovermi in avanti dovete lanciare qualcosa indietro. Sostanzialmente vuol dire questo. Dove prendo questo qualcosa da lanciare indietro? Ce l'ho a bordo della mia astronave, razzo o quel che l'è. È questa massa di reazione. Io devo buttarla indietro per andare avanti. Sì, ma questo vuol dire che io me la devo tenere a bordo. E che vuol dire che mi serve avere più massa. Non uso massa come sinonimo di peso perché non lo sono. Il peso ce l'avete sulla Terra o su altri corpi celesti. Lo prendete, lo misurate con una bilancia, vuol dire che c'è una forza che spinge verso il basso. Come massa intendo, è una resistenza all'accelerazione. Cioè, quando voi spingete qualcosa, per farlo accelerare di più dovete applicare più forza, oppure se applicate la stessa forza, questo accelera di più a seconda che abbia meno massa, accelera di meno se ha più massa. In realtà massa e peso sono molto legati, c'è una relazione che li lega, ma qui non ci interessa. Ecco, quindi se io però ho più massa, anche la spinta dei miei motori, che quella forza danno, è meno efficace, perché se io applico la stessa spinta a più massa, questa accelera di meno. È il motivo per cui si fanno i razzi a più stadi. All'inizio ho tutta la massa, ho tutto questo che mi dà la spinta iniziale, stacco uno stadio, la massa è minore e quindi quello che rimane è quello che ancora il carburante, la massa di reazione, tutto, ma non deve più spingere anche lo stadio sotto che si è staccato, quindi diventa più efficiente. La brutta notizia è che al momento non si conosce nessuna violazione del principio di conservazione della quantità di moto. E come facciamo? Bella domanda, non si sa. Di solito si ignora nella letteratura di fantascienza. Funziona e basta. Qualcuno si è posto il problema e si è inventato dei metodi più o meno fantasiosi per aggirarlo. Per esempio, nella chiave dello spazio, che siamo a metà anni 50, questo tal Murray Leinster, uno scrittore di fantascienza soprattutto avventurosa, si inventa il campo di Debye. L'inerzia nella nave in quel campo si sarebbe ridotta a una frazione del suo valore normale e i razzi le avrebbero fatto raggiungere subito una velocità altrimenti irraggiungibile. Ci sono altre soluzioni più o meno particolari che stanno anche studiando seriamente, per esempio il cosiddetto EM drive, che utilizza dei campi elettromagnetici, delle microonde messe in un modo particolare. È abbastanza complicato, qualcuno mormora che i cinesi ne abbiano fatto uno funzionante, io non ci credo finché non lo vedo, perché pare
che violi il principio di conservazione della quantità di moto. Quindi per conto mio, finché non ne vedo uno che funziona, non sono convinto. Ecco appunto la chiave dello spazio, in due versioni diverse, perché l'avevano pubblicato anche con un altro titolo qui in Italia. Viaggi nel sistema solare. Beh, sulla Luna ne abbiamo visti, ce ne sono tanti. Su Marte, su Venere ne abbiamo visti, si può andare comunque nel sistema solare, questo è tranquillamente fattibile. Ci siamo andati con le sonde, con l'uomo è più difficile perché dobbiamo lanciare una massa maggiore, c'è il problema di quanto deve stare su, magari deve anche essere schermato delle radiazioni, insomma c'è qualche problemino, però tutto sommato sarebbe fattibile. Ci sono tanti problemi tecnici, ma si risolvono. Frederick Brown, progetto Giove. Si va su Giove con la propulsione atomica, tanto per cambiare. John Wyndham in Uomini e Stelle racconta una specie di epopea di una famiglia che è sempre in mezzo a queste missioni di conquista dello spazio, a partire dalle stazioni spaziali, e siamo secondo lui, ma il romanzo del 58, nel 1994, fino a Venere nel 2144. Un altro che si diverte a parlare di stelle, anche scritte dei romanzi, è questo Giovanni Mongini che abbiamo citato. Realismo, ma queste cose sono realistiche o no? Dipende, trovate tutte e due le versioni. A me quelli troppo realistici non piacciono, perché mi sembrano dei trattati, non mi diverto. C'è qualcuno che pubblicava cose abbastanza realistiche, Oltre il Cielo era una bella rivista che oltre, stiamo a, intorno agli anni 60, da un lato pubblicava queste storie di fantascienza, dall'altro però vi parlava di divulgazione scientifica, il manuale del razzo modellista per intenderci, che tra l'altro mi piace perché io da ragazzino mi divertivo a costruire dei modellini di razzi e provare a farli volare. Ovviamente andavano a 30 metri di altezza e non a 30 chilometri, però mi divertivo uguale. Dall'altro lato abbiamo le astronaute in bikini, per parlare di realismo. Ecco, anche qui poi abbiamo riviste che potevano mettere degli articoli di divulgazione scientifica, per esempio di questo Willy Ley che abbiamo già citato, in altri casi di Isaac Asimov. O abbiamo dei racconti in cui si fa vedere che sulla base delle fredde leggi della meccanica a un certo punto uno deve prendere delle scelte morali che non gli piacciono. In questo caso c'era a bordo un clandestino che era una ragazzina che voleva raggiungere il fratello. Sì, ma noi non abbiamo abbastanza carburante per riuscire a raggiungere, quindi prendi, vai fuori e ti fai la tua passeggiatina dello spazio, ciao. Ecco, una copertina di Oltre il Cielo, come vedete, questa è una di quelle fantasiose, perché poi ce n'erano altre dove invece si mettevano dei missili effettivamente esistenti all'epoca o che stavano ricercando, missili magari anche antiaerei, che non erano per forza diretti verso lo spazio. Ma all'interno pubblicava anche queste cose con un taglio decisamente più scientifico. Estremo opposto, abbiamo una, chiamiamola tuta spaziale, vedete voi se si può pensare di stare nello spazio esterno così, ma misteri. Si vede che così vendevano di più queste riviste. Altro metodo di spostarsi, almeno finché siamo in un sistema solare, le vele solari, un metodo bellissimo. Allora, ci sono due cose che può avere una stella. Pensiamo al Sole per semplificare. La luce genera una cosiddetta pressione di radiazione. Non so se vi è mai capitato di vedere quelle specie di palettine nere da una parte e tipo di color argento dall'altro, chiuse in un'ampolla, che quando le illuminate girano. Ecco, anche la luce spinge. Non solo, nel sistema solare il Sole emette delle particelle cariche, elettroni o protoni, e anche quelle, quando urtano una superficie, trasmettono una certa quantità di moto, insomma la spingono dalla parte opposta rispetto al Sole. Dove vi accorgete, per esempio, di questo vento solare? Beh, aurore boreali.
arrivano queste particelle cariche, vengono deflesse dal campo magnetico della Terra, precipitano ai poli, quando precipitano accelerano e emettono questa luce. E allora cosa succede se noi prepariamo delle vele molto estese di materiale molto sottile ma resistente? Che queste vele possono sfruttare questo effetto di pressione di radiazione e vento solare per muoversi. È una cosa così di fantascienza? No, è già stata utilizzata dalla sonda giapponese Icarus nel 2010, che si è spinta, lanciata nel 2010, che si è spinta fino a Venere, e c'è allo studio in preparazione già una missione della NASA, quindi non sono cose così, così assurde. Qui non avreste il problema della massa di reazione. Nel caso in cui vogliate più accelerazione o siate fuori da questa abbastanza luce o vento solare, si pensa di utilizzare un laser con cui illuminare queste vele, e quindi sfruttando questa pressione di radiazione le vele dovrebbero comunque spostarsi. Anche qui credo che sia un progetto che hanno realmente ipotizzato per raggiungere velocità molto alte e spingere delle piccolissime sonde ad Alfa Centauri, Proxima Centauri, non ricordo. Questa qui è la copertina di un romanzo, un racconto veramente, che sfrutta questa idea di tal Jack Vance. Ma l'idea è molto precedente, addirittura risale al 1913, poi è stata sfruttata da Corvette Smith, la donna che pilotò l'Anima. L'Anima è il nome di una nave a vela, astronave intendo a vela. La vela dello spazio di Jack Vance sono dei cadetti, missione d'addestramento, che devono affrontare un guasto su questa nave guidata da una vela, propulsa da una vela spaziale. Li sfrutta Arthur Clarke in Vento Solare, li sfruttano Niven e Purmen nella Strada delle Stelle, dove stavolta le vele sono spinte da luce laser, eccetera, eccetera. Altri metodi, antigravità, beh, due li abbiamo già citati, con queste vernici antigravitazionali o sostanti comunque che schermano dalla gravità. Ne cito altri due, che uno è assolutamente misterioso, non si capisce, lo metto in questa sezione del 53. Sostanzialmente c'è un ritardato mentale che, raccogliendo rottami a destra e manca, mette insieme un apparecchio misteriosissimo che non si sa come, ma funziona, si alza a 3 metri d'altezza in una luce violetta. Alla fine gli girano le scatole, lo distrugge, nessuno ha capito come funziona, ma è nessuno in grado di ricostruirlo. Mi hanno tratto anche un pezzo teatrale. Un altro, le stelle delle mani di Harry Harrison, siamo nel 70, un po' più moderno, c'è la propulsione Dalet, che sostanzialmente dice ci riusciamo a generare un campo in cui una forza riduce il peso della sonda ma non la sua massa. Perché? Perché riesce a fare in modo, fa tutti, si lancia in discorsi su differenze tra massa gravitazionale, masse inerziali, spazi di Minkowski, eccetera eccetera, non ci interessano. Sostanzialmente riescono a utilizzare questa propulsione per neutralizzare la gravità e spingere un'astronave, che era proprio una nave, cioè era un sommergibile adattato in quel caso. Per i viaggi più brevi, per l'orbita, vanno benissimo gli ascensori spaziali. Sono, potreste collegare un qualcosa in orbita intorno alla Terra, di solito mettete un contrappeso un po' più in alto dell'orbita, ecco, orbita geostazionaria vuol dire che ruota insieme alla rotazione terrestre, quindi se lo vedete in alto, lo guardate per un'ora sempre in alto, non è se avete provato a vedere le nostre stazioni spaziali che attraversano il cielo, perché sono su un'orbita molto più bassa, quello no, quello sta lì. In questo caso dovete mettere un contrappeso un po' più in alto dell'orbita geostazionaria. Ci sono tantissimi problemi, perché l'orbita geostazionaria è intorno ai 35.000 km d'altezza, quindi immaginatevi un cavo lungo più di 35.000 km che deve far andare avanti e indietro un ascensore.
deve essere alquanto resistente. Al momento non ci sono materiali abbastanza resistenti, però si stanno studiando. Pare che certi tipi di nanotubi di carbonio siano abbastanza promettenti, ma ancora non hanno la resistenza richiesta. Ma insomma, diciamo che su questo si può essere relativamente ottimisti, anche se avete tantissimi altri problemi: la resistenza che deve avere, il peso di un cavo, perché comunque, per quanto lo facciate sottile, 35-36 mila chilometri deve essere lungo, la corrosione con l'ossigeno nell'atmosfera piuttosto che il vento, eccetera eccetera. Ci sono tantissimi problemi tecnici da risolvere, però non è così assurdo. Questo è stato ipotizzato da uno dei pionieri dell'astronautica, un russo, nel 1891, e poi è stato sfruttato più volte nei romanzi di fantascienza. Uno dei più noti è Le fontane del paradiso, del solito Arthur Clarke. Siamo a fine anni 70, addirittura qualcuno come David Gerald si è spinto a costruire un ascensore fino alla Luna. Non si è limitato all'orbita terrestre, un po' più lontana. Avete idea di quanto sia lontana la Luna? Sui 380.000, diciamo, 350-380.000, dipende l'orbita ellittica. Comunque le distanze in gioco sono quelle, 10 volte di più, diciamo, di quello che vi servirebbe per un'orbita geostazionaria. Ecco, qui c'è un disegno che esemplifica quello che abbiamo detto. L'ascensore si muove su e giù lungo il cavo, ancorato a terra, possibilmente intorno all'equatore per sfruttare meglio la forza centripeta, e di là c'è un contrappeso che lo tiene teso. Va bene, fin qui, finché vogliamo stare nel sistema solare. E se dobbiamo spostarci dal sistema solare, le cose cominciano a cambiare. Una cosa interessante è il collettore di Bussard, proposto nel 1960 da un fisico, quindi questo è effettivamente stato proposto. Lo spazio interstellare non è davvero vuoto, contiene alcune particelle, atomi di idrogeno, qualcosina qua e là c'è. Allora dice, se noi riuscissimo a raccogliere con un campo magnetico e poi a utilizzare queste particelle che prendiamo per costruire un motore a fusione nucleare, potremmo riuscire a muoversi anche nello spazio interstellare e non solo all'interno del sistema solare, ma più in là. È stato utilizzato più volte nella letteratura fantascientifica. Larry Niven, che era un matematico e quindi scrive spesso racconti o romanzi scientificamente solidi, lo utilizza in un suo ciclo dello spazio conosciuto, cosiddetto, parliamo di fine anni 60, inizio anni 70, lo utilizzano Paul Anderson, Ellen Steele e altri. Però appunto, finché siamo nel sistema solare, siamo nel cortile di casa. In che senso? Parliamo un attimo di distanze, ma quanto sono lontane queste stelle? Allora, qui da noi misuriamo le distanze in metri. Se volete andare alla Luna, beh, adesso per parlare della distanza della Luna abbiamo parlato di 350-380 mila chilometri. Comunque stiamo parlando ancora di chilometri. Possiamo spostarci un pochino e misurare la distanza tra la Terra e il Sole, circa 150 milioni di chilometri. Si definisce come una unità astronomica, e finché state all'interno del sistema solare, con i milioni di chilometri e le unità astronomiche ve la cavate. Quando cominciate a spostarvi, cominciano ad avere troppi zeri i numeri. Quello che si muove più in fretta nel nostro spazio-tempo è la luce, le onde elettromagnetiche, la luce, pensiamo alla luce. Tra la Luna e la Terra, ecco, la luce in un secondo percorre circa 300.000 km nel vuoto. Se ad esempio le fate attraversare un vetro, rallenta, va a meno di 300.000 km al secondo, ma consideriamolo nel vuoto quando siamo nello spazio interplanetario, o meglio ancora interstellare. Da qui alla Luna ci mette poco più di un secondo. Sole alla Terra, va su 150 milioni di chilometri, ma in più o meno 8 minuti, qualcosa di più direi, la luce dal Sole a noi arriva. Il che vi fa anche pensare che se adesso il Sole dovesse sparire, noi per 8 minuti non ce ne accorgeremmo. Adesso non è più un pianeta, è stato declassato a pianeta nano, comunque è distante tra 5 e 7 miliardi e mezzo di chilometri. Plutone
vabbè, miliardi di chilometri, ma la luce comunque in meno di 7 ore ci arriva. La stella più vicina è Proxima Centauri. La luce per arrivare da Proxima Centauri a noi ci mette qualcosa di più di 4 anni, 4,22 anni. Ecco, a un certo punto, quando vi muovete su distanze con le altre stelle, con le altre galassie, le misurate in anni luce, è la cosa più comoda. Un anno luce non è un tempo, è la distanza che la luce percorre nel vuoto in un anno. Quindi è una misura di distanza. Tra il Sole e Proxima Centauri, 4 anni luce. La stella più vicina, a parte il Sole ovviamente, per noi la stella più vicina al Sole, ma lasciamola perdere. La nostra galassia ha un diametro di circa 80.000 anni luce. Per andare da una parte all'altra la luce ci mette 80.000 anni. Vogliamo andare su un'altra galassia? Galassia di Andromeda, che non è mica tra quelle più lontane, anche abbastanza vicina, 2 milioni e mezzo di anni luce, qualcosa di più. Quindi la luce che voi vedete adesso della galassia di Andromeda è partita di là più di 2 milioni e mezzo di anni fa, noi eravamo ancora più o meno scimmie. Il diametro stimato dell'universo stimabile è tra i 78 e i 93 miliardi di anni luce. Cosa vuol dire? Che alle tecnologie attuali non ci arriveremo mai. Supponiamo di andare a 60 km al secondo, che è un bel andare, stiamo parlando di più di 100.000 km all'ora. Per intenderci, lo Space Shuttle andava a 29.000 km all'ora, la sonda New Horizons a 58.000, Helios 2, sonda diretta verso il Sole, ha raggiunto un picco di 252.000 km all'ora. Comunque, diciamo che 60 km al secondo con le tecnologie attuali sono raggiungibili. Alla Luna ci è arrivata in 2 ore. A questa velocità costante, non è così semplice il problema, ma facciamo finta che sia costante. Arrivate in un mese al Sole, 3-4 anni per Plutone comincia a farsi sentire. Se volete andare a Proxima Centauri a quell'incredibile velocità di 216.000 km all'ora, ci mettete più di 21.000 anni. Comincia a essere un problemino. Immaginatevi voi cosa succede andare su stelle più lontane, su altre galassie, che è assolutamente improponibile con la tecnologia attuale. Quindi servono altre soluzioni. Ah, una cosa, abbiamo detto velocità costante. Non è che la velocità è costante, dovete raggiungerla. Voi quando dite devo andare a 100 km all'ora e parto in macchina da fermo, non siete subito a 100 km all'ora, dovete accelerare per raggiungere 100 km all'ora. Non potete accelerare troppo, se no vi schiacciate. Quindi supponiamo di tenere come accelerazione un'accelerazione che ci accomoda, la nostra accelerazione di gravità terrestre, così quando accelero sento il mio peso, ci sto pure bene. Se io tengo quell'accelerazione costante e parto da fermo, per raggiungere la velocità della luce ci metto circa un anno. Non posso raggiungere la velocità della luce per altre considerazioni, ma facciamo finta che si possa. Ci metterei comunque circa un anno. Come si fa? A velocità così basse dovete pensare a ibernazione o altre tecniche di animazione sostesa, astronavi generazionali, partite voi ma ci arriveranno i vostri pronipoti. Invio di embrioni, non partiamo proprio, mandiamo degli embrioni su astronavi robotizzate che poi là facciamo crescere e colonizzare i pianeti. Naturalmente ci sono le sonde spaziali robotizzate non umane, o se no dei viaggi virtuali vedremo poi in che senso. Anche qui gli scrittori di fantascienza ci hanno pensato decenni e decenni fa, per esempio ci aveva pensato Hamilton con i suoi campi di stasi, l'avevamo visto prima quando avevamo parlato delle 3 scoperte simultanee. Qui lo chiamate ibernazione, che è un esempio di ok, vediamo cosa possiamo fare a queste velocità basse. L'ho chiamata ibernazione, ma parliamo più in generale di animazione sospesa. Sospendete le funzioni vitali, state lì, non vi accorgete di niente. A un certo punto qualcuno o qualcosa vi sveglia e riprendete. Magari sono passati 60, 80, 100, 1000 anni e potete riprendere la vostra vita.
Qual è il problema? È sostanzialmente che adesso non abbiamo la tecnologia per farlo. Lo si fa con, ad esempio, embrioni, spermatozoi, piccole cose che vengono vetrificate, congelate nell'azoto liquido e durano comunque per qualche anno, 4-5 anni, dopo non funzionano più. Per cui non è che lui dice ti congelo e tu andrai bene così mille anni. No, assolutamente. Ci sono già quelli che muoiono e si fanno ibernare, si fanno congelare con tecniche più di vetrificazione che di congelamento, se no le cellule si spaccherebbero, insomma sono dettagli tecnici, ma questo lo stanno già facendo, loro sperano in bene, tanto dicono morto per morto, chissà mai. L'animazione sospesa è difficile che sia il fulcro di una storia, è un mezzo, è citato come è citata l'astronave, cioè c'è l'astronave che viaggia nell'iperspazio, c'è quella invece in cui mi metto in animazione sospesa e mi sveglio là tra 100 anni, ma non è che sia tanto interessante incentrare una storia sull'animazione sospesa. Si può essere svegliati da un computer, piuttosto che qualcuno viene risvegliato periodicamente ogni tot anni e controllo che tutto funzioni, poi si rimette a nanna e così via, ma l'idea è quella. Bene, è una cosa così moderna? No, qui cito come fonte Wikipedia perché io non ho letto questo racconto, è un racconto del 61 in cui un professore di biologia disidrata un uomo per risuscitarlo dopo una sospensione della vita di alcuni decenni. Cito un romanzo di Simak del 39 in cui si parla non tanto di ibernazione quanto di animazione sospesa. C'è una donna che resta in una matematica, tra l'altro, resta in animazione sospesa per 1000 anni. Piccolo dettaglio, il suo cervello continua a lavorare anche se è in animazione sospesa. 1000 anni sono lunghi, lei per passare il tempo si diverte a inventare nuovi teoremi di matematica e diventa la più grande matematica della razza umana. Il serbatoio era pieno di un fluido, un verdastro, eccetera, eccetera. Poi ci sono tutte queste scene pittoresche nella narrativa di fantascienza. Molto famoso, anche perché magari avete visto il film e sicuramente sarà citato quando parlerete dei film, in Odissea dello spazio c'è dell'animazione sospesa. Lo cito perché comunque il romanzo fu scritto in parallelo al film, per cui posso anche giocarmelo come romanzo, eccetera, eccetera, si usa spesso. Altro metodo, le astronavi generazionali. Se il viaggio è troppo lungo, beh, facciamo in modo che non ci arriviamo noi, ma ci arrivano i nostri figli, nipoti, pronipoti, ok. Il rischio è che quando passano così tanti anni, se non secoli, ci si dimentichi della missione, che si dimentichi la Terra, che si pensi addirittura che tutto l'universo sia ridotto a quell'habitat che pur se ha qualche chilometro di diametro, è comunque molto ristretto, con tutti i problemi che ciò comporta, comunque con tutti i contrasti, perché siamo esseri umani, per cui ci sono lotte di poteri, religioni stramparate che si nascono, eccetera. Esempio di astronave generazionale, lo sfrutta già il solito, anche qui, Murray Leinster, nel 35, Proxima Centauri, indovinate dove va questa astronave, astronave, se non ricordo male, sferica, su 1,5 chilometri di diametro, una cosa del genere. Non ci metteva tanto, pochi anni. Lo sfrutta Highline, un altro che dà una patina abbastanza realistica di solito ai suoi lavori. In Universo, siamo nel 41, anche qui astronave generazionale verso Proxima Centauri. In questo caso, dopo alcune generazioni, ci si dimentica della Terra e della missione originale. Lo sfruttano periodicamente, ogni tanto, 56, 71, 75, 73, 96, insomma ogni tanto questa idea dell'astronave generazionale torna. Saltiamo l'inizio di Proxima Centauri. Altra cosa, uno dice, sì vabbè, ma perché devo costruire un'astronave del diametro di qualche chilometro, un cilindro lungo chilometri che ruota intorno al proprio asse? Ho già degli asteroidi e delle comete che sono quasi pronte, la roccia è un buon schermo contro le radiazioni, magari hanno già su del ghiaccio o comunque hanno su dei gas solidificati che posso utilizzare come massa di reazione, eccetera, eccetera. Per cui questo è un altro metodo per avere delle astronavi generazionali.
Oppure, ecco, questo ancora non l'abbiamo detto, non ci andiamo noi, ma trasferiamo la nostra, chiamiamola così, coscienza elettronica, cioè i nostri ricordi, modo di pensare e quant'altro, una specie di personalità, in un corpo molto più duraturo, il corpo di un androide, e non viaggiamo direttamente noi, ma questo nostro corpo virtuale, corpo simulato. Vi cito l'ultimo che ho letto, Ritorno alle origini di Frascella, piuttosto che non andiamo noi ma vanno dei robot direttamente, quindi le astronavi saranno guidate dai robot, quelle per gli esseri umani saranno poche. Altri problema, i nostri corpi potrebbero non essere adatti per colonizzare altri pianeti. Se andate su Giove, Giove è un'accelerazione di gravità che vi ammazzerete subito, altri pianeti hanno atmosfere che non sono adatte, eccetera, eccetera. Per cui si può pensare di modificare il corpo umano per colonizzare quei pianeti. Qui però, più che sul viaggio spaziale, siamo già su quel che succede dopo, la colonizzazione di altri pianeti. Altro tipo di viaggio, cito ancora i sovrani delle stelle, perché oltre a sì, ci muoviamo con le astronavi più veloci della luce, che bello, è la storia sostanzialmente di un contabile terrestre, John Gordon, che si ritrova nel corpo di un principe dell'impero galattico, tal Zartan. Come mai? Perché questo Zartan è uno scienziato che ha inventato un apparecchio con cui riesce a scambiare la mente anche lontanissimo nello spazio o nel tempo. Quindi scambia la sua mente con quella di John Gordon. John Gordon si ritrova alcune migliaia di anni dopo da tutt'altra parte della galassia. Altro racconto dove si muovono le menti è l'ultima domanda di Isaac Asimov, racconto molto bello che vi consiglio comunque di leggere, in cui ci si chiede in un certo senso cosa succederà alla fine dell'universo. La mente di Zipran sondò la nuova galassia con un nuovo interesse per le numerose strette delle stelle, eccetera, eccetera. Le menti, non i corpi immortali rimanevano sui pianeti in sospensione durante il trascorrere di ere geologiche. Quindi in questo caso sono le menti a viaggiare per la galassia. Intorno a tutto questo c'è tutta un'infrastruttura della quale non parliamo, non riusciamo a parlare anche di quella purtroppo, ma spazioporti, da dove partono queste astronavi? Dagli spazioporti o astroporti, come dicevano una volta, che poi spesso li utilizzano come luoghi malfamati, danno tanto colore, sono pittoreschi, eccetera, eccetera. Tutte spaziali, vi serve ossigeno, vi serve cibo, poi si servirà di tutto, come adesso comprate le automobili usate, potrete comprare astronavi usate piuttosto che pezzi di ricambio per astronavi da una specie di rutamat spaziale, insomma, ci sarà di tutto e di più. Esempio, in CIMAC, Ingegneri Cosmici ancora del 39, troviamo sulle astronavi generatore di atmosfera, un apparecchio che trae dallo spazio la materia e l'energia, li trasforma in cibo, e la spazio scrivente, che è una specie di modo, metodo per comunicare più velocemente della luce, perché non dimenticate che quando siete molto lontani, se la luce ci mette 4 anni, e anche le onde radio ci mettono 4 anni, sono lo stesso tipo, radiazioni elettromagnetiche. Poi qui si può andare sull'ubaristico, come nel racconto Selezionare menù del 2011 di Michele Piccolino, che mi ha confessato che l'ha scritto quando era a dieta, e si vede perché è un racconto molto molto pessimistico, in cui questi si ritrovano su un'astronave aliena, il generatore di cibo c'è, ma è alieno e non si capisce niente dei simboli che ci sono, si possono scegliere migliaia di cibi, ma come fate a sapere se sono accettabili per noi o sono velenosi? Finisce male. Ecco, qualche esempio. Vi faccio notare una curiosità. Qualcuno di voi vede i film o telefilm di Star Trek? Nessuno? Oh, qualcuno sì. Guardate queste uniformi e guardate il simbolo che hanno. Quello lì rosso all'altezza del cuore. Vi ricorda niente? Non è il logo della federazione.
Peccato che questa sia un'illustrazione pubblicata sul Corriere dei Piccoli del 1962 per illustrare un romanzo di Mino Milani. Stella 1001, tra parentesi. Va bene, queste velocità sono troppo basse, dobbiamo andare più in fretta. La velocità della luce, che indichiamo brevemente con C, è una velocità limite dell'universo, per vari motivi che qui non possiamo approfondire. Le conoscenze della fisica attuali dicono questo, punto, fidatevi. E è una velocità 300.000 km al secondo, che sembra alta, ma come abbiamo visto così alta non è. Tant'è che se volete raggiungerla partendo da zero ci mettete quasi un anno. Ma non è così. Perché? Perché ci sono altri effetti quando andate, di cui non vi accorgete a velocità basse come le nostre, anche quando andate a 200.000 km all'ora, sono pochi per questi effetti. Ci sono tanti problemi, la massa aumenta, il tempo si contrae, la lunghezza si contrae. Ci sono delle belle formule se vi interessano, ma non stiamo a entrare nel dettaglio. Sostanzialmente vedete che dipendono dal quadrato della velocità della quale andate rispetto alla velocità della luce, con poi un po' di pastrugni matematici intorno. Cos'è questa dilatazione temporale? Il tempo per chi sta sulla Terra è significativamente maggiore, sempre se andate a frazioni abbastanza alte della velocità della luce, rispetto a quello che trascorre per chi sta viaggiando. Da cui il paradosso dei gemelli, di cui forse avete sentito parlare. Supponiamo che ci siano due fratelli gemelli. Uno sta sulla Terra, l'altro parte per raggiungere una stella, ma relativamente vicina, anche 8 anni luce. Va a una velocità abbastanza alta, l'80% della velocità della luce. Quando l'astronave torna sulla Terra, avete che tra i due gemelli c'è una differenza di età di circa 8 anni. Quello che è rimasto a Terra è invecchiato di 8 anni in più rispetto a quello che ha viaggiato. Sono cose che saltano fuori da queste teorie matematiche e sono state verificate studiando certe particelle, quindi effettivamente funzionano, non sono solo la teoria. Questo vi provoca tutta una serie di conseguenze abbastanza terribili, se ci pensate. In Ritorno al domani di Ron Hubbard, siamo nel 50, un ingegnere viene rapito in uno spazioporto per fare un viaggio verso le colonie intergalattiche. Quando torna sono trascorsi parecchi decenni, la fidanzata che lui aveva ormai è vecchia, neanche si ricorda più di lui, tutto è cambiato, figuratevi come potrebbe essere, era 70 anni fa per dire. A un certo punto questo dice, vabbè, ma io cosa ci sto a fare qui sulla Terra, torno a viaggiare delle stelle. Piuttosto che lo spacciatore, siamo nell'81, ha vinto anche un premio sto racconto, che c'è questo strano tipo che adesca i bambini nei campi giochi, per fare cosa? Per spacciare droga? No, perché li incuriosisce con storie meravigliose di com'è nello spazio, i viaggi spaziali, com'è fantastico, per esempio su quel pianeta c'era qua, c'era là, tieni, prendi, questo è l'amuleto che racchiude l'essenza di una principessa e dà alla bambina di 11 anni un'incrostazione di un motore interstellare. E decenni dopo, quando torna, di solito questi bambini si ricordano di lui, anche se sono invecchiati, e lui, nonostante tutto il mondo intorno sia cambiato, ha sempre qualcuno con cui parlare. E poi, vabbè, ci sono tantissimi altri romanzi o racconti che sfruttano questo problema del paradosso dei gemelli. Si è anche ipotizzato, ma qui siamo nella fantascienza per il momento, che sì, io viaggio nello spazio, ma simultaneamente faccio un viaggio nel tempo. Così alla fin fine mi ritrovo nel periodo giusto. Ma vedete voi. Un romanzo molto interessante che descrive gli effetti relativistici, perché di solito sulle astronavi che vanno alla velocità della luce nessuno se ne preoccupa più di tanto. Qualcuno se n'è preoccupato e cerca di descrivere cosa succederebbe su un'astronave, a bordo di un'astronave che viaggia a velocità prossime a quella delle luci. Astronave Redshift del 1990, è interessante. Non solo non è costante il tempo, ma non è costante la massa.
più accelerate, più la massa aumenta, più forza o energia scegliete voi, vi serve per accelerare ancora e aumentare la velocità. Quindi alla fin fine vi serve tantissima energia per raggiungere velocità confrontabili con quelle della luce, perché avete anche questo problema, non solo quello della massa di reazione. A velocità piccole non ve ne accorgete, a velocità confrontabile con quella della luce sì. E allora anche qui gli scrittori di fantascienza si sono inventati tanti bellissimi trucchi, campi inerziali, dissipatori di massa. Il primo che li usa è quello della lodola dello spazio e Doc Smith, che abbiamo visto prima. Lo sfrutta Hamilton nei Sovrani delle Stelle, lo sfruttano tanti altri. Il palla da biliardo Asimov riguarda forse più che altro l'antigravità, ma alla fin fine ciò che ottiene l'antigravità annullando la massa, quindi insomma è abbastanza all'interno di questi concetti. Non solo, altro problema, sì, ma siamo sicuri che per sopportare tutte queste cose che servono per viaggiare nello spazio riusciamo tutti? La legge de Varda di Lee Brackett, autrice di fantascienza, moglie di Edmond Hamilton, un romanzo del 52, c'è un biologo che ha trovato il modo di modificare la struttura auricolare dell'uomo per permettergli di sopportare queste fortissime accelerazioni. Quindi lì non avete campi di dissipatore, avete una struttura auricolare umana modificata. Bene, la applica e questi mutanti diventano i Varda e per ovvi motivi preferiscono tenere il segreto per loro e non diffonderlo e non accentare all'interno della loro manza dei, chiamiamoli così, mezzo sangue, la legge dei Varda. Per cui sono loro a dominare i cieli e gli altri popoli perché sono gli unici a potersi muovere tra le stelle. Naturalmente poi ci sarà tutta la storia per cui qualcuno cercherà di rovesciare questo monopolio, eccetera, eccetera, eccetera. C'è sempre poi una storia dietro in questi romanzi, non sono mai descritti fine a se stesse queste cose. Potrebbe essere un privilegio, c'è la gilda degli astrogatori di un romanzo di Allen, quindi se voi volete diventare un esperto di rotte spaziali dovete far parte di una certa elite ristretta. Antonio Bellomi, scrittore italiano di fantascienza, nell'Impero dei Mizar, questo Argo Mizar, il carpostipite dell'impegno, ha inventato un motore stellare e i suoi discendenti se lo tengono come monopolio e hanno questo impero. Oltre a questo ci sono tantissimi problemi dei quali i nostri astronauti già si accorgono quando stanno un po' di mesi nello spazio, alterazioni fisiologiche e così via. Vediamo quanto... Sì, ancora ci siamo. Bene, questo finché state sotto la velocità della luce. E sì, ma si può superare la velocità della luce? La risposta è boh. Si studia scientificamente il problema, pare che non sia così impossibile, però per il momento lasciamola al campo della fantasia. Come fanno? Ah, si sono inventate tante cose. Si viaggia nell'iperspazio, oppure si curva lo spazio ordinario con dei motori warp, i motori di curvatura di Star Trek per intenderci. L'idea non è nuova, la troviamo per esempio fin nel 34 con le unità Geodyne di Jack Williamson in La Legione dello Spazio, per cui anche in Foundation di Asimov ci si muove nell'iperspazio e così via. Qual è l'idea? Che sì, la velocità della luce è un limite nello spazio ordinario, allora inventiamoci questo che spazio ordinario non è, per cui si può superare la velocità della luce. Oppure si può distorcere in un certo senso lo spazio. E questo l'hanno proposto davvero un fisico messicano, Miguel Alcubierre, nel 1994, ha proposto in linea teorica questo motore a curvatura, per cui riuscite a contrarre lo spazio davanti all'astronave, espanderlo dietro l'astronave, l'astronave in questa specie di bolla, lei localmente non si muove, ma la bolla viene spinta avanti nello spazio. Bellissimo, potete superare la velocità della luce curvando lo spazio. Il problema è sostanzialmente molto tecnico. Vi servono
quantità terribili di energia, addirittura una cosa molto esotica che è l'energia negativa, che sì, teoricamente c'è, ma va a vedere come funziona. Vedete? Viene distorto lo spazio sia avanti sia dietro, l'astronave in una bolla si sposta in uno spazio che non è così distorto. Altro metodo, i whirlpools, come degli strappi nello spazio-tempo che uniscono punti che sembrerebbero molto lontani nello spazio con dei tunnel che sono stati teorizzati davvero, i ponti di Einstein-Rosen. Vi faccio un esempio. Se voi dovete andare da questo punto a questo punto del foglio, fate finta che il foglio sia il vostro spazio. Dovete andare da un estremo all'altro del foglio e ci vuole tanto. Va bene, pieghiamolo. Adesso questo e questo, che sembrano molto lontani, in realtà da qui a qui sono vicini. Se potessimo passare oltre lo spazio, unire lo spazio che c'è qui con lo spazio che c'è qui, lo facciamo con un tunnel e andiamo da qui a qui molto più velocemente che non facendo tutto il giro. Ecco, l'idea dei wormhole è sostanzialmente questa. Ecco, lì è quello che vi ho fatto vedere. Anche qui, teoricamente, perché no? Praticamente sembra che siano instabili, cioè adesso ci sono, tra poco non ci sono più, e anche qui le quantità di energia in gioco sono molto, molto alte. Per cui non si sa se siano attraversabili, non si sa se siano stabili. Nonostante tutto, sono uno standard in molti romanzi di fantascienza, sono stati utilizzati molte volte. A volte si è ipotizzato che siano già presenti nell'universo in certi punti particolari, per cui voi, se sapete dove sono questi wormhole, potete andare da qui a lì, non avete dovuto costruire niente, ci sono già, vi limitate a sfruttarli. In molti film, quando li visualizzano, ve li visualizzano come dei tunnel. Ma perché dovrebbero essere dei tunnel, scusate? Cioè, non è che se l'idea è che voi vedete una rappresentazione bidimensionale, ma pensate di essere delle formiche che vivono su questo foglio bidimensionale e guardate quello. Lo vedreste come un imbuto? No, voi arrivando da qui vedreste una linea, vedreste un cerchio in prospettiva, non vedreste un imbuto, quindi probabilmente si vedrebbe qualcosa tipo una sfera. E credo tra l'altro che venga ripreso anche in un film, Interstellar, questa idea di vedere l'imbocco di un wormhole come una sfera. Vabbè, questo lo saltiamo, ci sono alcuni romanzi che li utilizzano, in Resnik piuttosto che in Contact di Sagan, La via delle stelle, anche nei videogiochi. Io ogni tanto facevo e qualche volta faccio ancora un giochino che si chiama Master of Orion 2, dove voi potete spostarvi con le vostre astronavi che viaggiano naturalmente a velocità ultraluce, se no non c'è gusto, da una stella all'altra, ma vicino a certe stelle avete dei wormhole che vi fanno andare a stelle molto lontane, per cui l'astronave ci metterebbe molti turni di gioco, in quel modo ci mettete un turno di gioco solo, utilissimo, soprattutto per invadere i pianeti alieni. Ecco, questo viaggio nell'iperspazio non piace molto spesso alla nei romanzi di fantascienza, perlomeno, molto spesso alla fisiologia umana non spiace, può provocare nausea, vertigini, problemi psicologici, fa fare cose strane. Oppure semplicemente, vediamo, sì, abbiamo anche il tempo di leggere, questo è Pier Francesco Prosperi, in Crociera tra le stelle, in una parte di Crociera tra le stelle. Silenzio per favore, è il comandante dell'astronave che parla. Sapete bene come la penso su questo punto. Si parla di questi che protestano perché vogliono essere avvisati quando ci sarà passaggio nell'iperspazio. Sono perfettamente convinto che vari malesseri e capogiri provocati, specie nelle donne da balzi nell'iperspazio allo spazio normale e viceversa, sono dovuti unicamente a suggestione o mancanza d'abitudine. Prova ne sia che né io né i miei uomini ne abbiamo mai sofferto. Bene, ora siamo nello spazio normale da quasi un quarto d'ora. E c'è qualcuno di voi che si è sentito male poco fa? La risposta ovviamente no.
Ah, poi nell'iperspazio ci si può perdere, può essere abitato da chissà quali strane creature mostruose, e l'iperspazio a sua volta diventa un argomento per romanzi. Oltre a Wormhole potete usare i buchi neri. Cos'è un buco nero? Sostanzialmente, più aumentate la massa di un corpo, più è forte l'attrazione gravitazionale, o comunque più velocità ci vuole per lasciare il campo gravitazionale, cioè diciamo la zona di influsso gravitazionale di questo corpo. Per lasciare la Terra dovete andare a qualche chilometro al secondo, se prendete il Sole dovete andare ancora più in fretta. Sì, e se ci fosse un oggetto abbastanza massiccio e abbastanza concentrato, che la velocità per lasciare la sua, tra virgolette, superficie fosse maggiore di quella della luce, abbiamo visto prima che la velocità più veloce, per così dire, più elevata nel nostro universo è quella della luce. E quindi non potreste lasciarlo. È quello che è un buco nero. Nero perché? Perché la luce può entrare ma non può uscire, né lei né nient'altro. Non è così vero. Secondo Stephen Hawking ci sono degli effetti di evaporazione quantistica per cui anche loro perdono massa, però non ci interessa in questo momento. Da un punto di vista della relatività generale, una cosiddetta singolarità topologica, parola bruttissima per chi non conosce la matematica, sostanzialmente vuol dire che la geometria nello spazio l'intorno è alquanto strana. Potete immaginarlo. Se pensate che questo foglio sia il vostro spazio-tempo, una massa nella relatività generale, pensatela come un qualcosa che lo piega. Più la massa è grande, più piega il foglio, che è il vostro spazio-tempo. Un buco nero praticamente lo buca proprio. In questo caso non l'abbiamo bucato, era solo una stella di neutroni. E si è ipotizzato, anche qui, campo di ipotesi da fantascienza, che possano fungere da passaggio tra punti diversi, molto lontani, del nostro universo o di altri universi, perché poi c'è tutta una teoria del multiverso nella quale non ci addentriamo ora. Naturalmente gli scrittori di fantascienza, come hanno saputo dei buchi neri, li hanno sfruttati. Ora, è vero che secondo la relatività generale c'erano da parecchio tempo prima, però un modello delle stelle di neutroni e dei buchi neri cominciate a averlo diffuso tra il pubblico negli anni 60-70. E subito Barry Maltzberg in Galassie non lo chiama ancora buco nero, lo chiama galassia nera, cioè questa astronave che cade dentro la galassia nera ha il problema di uscirne. È un'astronave che ha a bordo soltanto una persona, tal Lena, e che è carica di morti in animazione sospesa. Perché? Perché questi da morti speravano poi in futuro di essere resuscitati, per cui c'era una compagnia che si occupava di mantenergli l'animazione sospesa a spasso sulle astronavi. Lo utilizzano molti altri, viaggia attraverso dei Coglapsar in Guerra e Terra di Haldeman, Fredrik Pohn in La Porta dell'Infinito e Oltre l'Orizzonte Azzurro, eccetera, eccetera. Il problema è che pare che non si possano utilizzare così. Perché? Perché molto probabilmente avvicinandovi a un buco nero vi spacchereste molto prima di raggiungerlo. Problema numero uno. È una forza che si chiama forza di marea, che dipende non dal quadrato della distanza come la forza di gravità, ma dal cubo della distanza, se non ricordo male. E fatto sta che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi prendete un oggetto, prendiamo questa biro, è immersa nel campo gravitazionale terrestre e attirata verso il basso, ok? Verso il centro della Terra. Qui c'è una forza che attira la punta della biro, qui c'è una forza che attira l'altro estremo della biro. Campo gravitazionale terrestre, bravo, per cui queste forze sono praticamente uguali, tant'è che parliamo di peso della biro e sappiamo anche come calcolarlo. Non succede niente di particolare.
In linea di principio, però, badate bene che queste forze potrebbero essere diverse. Perché? Perché se la forza di gravità dipende dal quadrato della distanza, voi potreste avere che varia così in fretta a causa della massa molto alta e della distanza molto piccola, che la forza tra qui e qui è significativamente diversa e vi fa la biro in mille pezzi. Questa parte è tirata verso il basso molto più di quanto non sia tirata questa, crack. Ed è proprio il caso dei buchi neri, per cui se voi avvicinate abbastanza un buco nero, lo traversate, no, vi spaccate, mille pezzettini, punto. Ci sono altri problemi, perché i buchi neri hanno tante proprietà strane, tra cui man mano che voi vi avvicinate al buco nero, cambia il modo di percepire il tempo. Cioè dal punto di vista di un osservatore esterno, voi non ci cadrete mai nel buco nero. Anche se voi non ve ne accorgete, è un po' un analogo di quello che abbiamo visto prima nella relatività ristretta, di come cambia lo scorrere del tempo a seconda che siate qui sulla Terra o state viaggiando a velocità vicina a quella della luce. Qui è analogo, solo che stavolta questo effetto è dovuto a un campo gravitazionale molto intenso. Quindi anche qui, per voi che cadete nel buco nero, posto che non vi siate spaccati, ci cadete e va bene. Per chi sta qui, al di fuori, molto lontano dal buco nero, voi non lo raggiungete mai il buco nero. Passiamo a metodi più comodi. L'astronave, anche con le vele spaziali, tutti questi metodi bellissimi, sì, sono simpatiche, ma se lasciassimo perdere un po' astronave, spazioporti, non sarebbe molto più bello che qui ci fosse una porta a questa altezza? È chiusa, io la apro, la attraverso e mi ritrovo direttamente subito su Proxima Centauri. Le porte spaziali, come funzionano? Non ci interessa, potrebbero essere tipo dei wormhole, tipo dei teletrasporti. Sono state sfruttate molto spesso nella fantascienza anche queste. Potete o costruirle voi, e in questo caso dovete prima arrivare con altri metodi, tipo una nave sul pianeta, orbita della stella, eccetera, eccetera, dove volete utilizzare questa porta, la costruite anche là, così poi quando da qui traccate potete arrivare là. Oppure ci sono state civiltà galattiche precedenti alla nostra che le hanno costruite, noi ce le ritroviamo, le proviamo, le mappiamo e cerchiamo di capire dove ci portano. Quest'ultimo caso di porte costruite, per esempio, è stato sfruttato da Silverberg nel Colonnello Torre tra le Stelle. Il caso di le porte ce le costruiamo noi, le usiamo in tutti i colori del buio, il quale vi faccio notare le due copertine, sempre Urania, stesso autore della copertina, Karel Toll. Questa è la versione della copertina del 64, questa è la versione del 75. Come vedete, il vestito e la pettinatura sono cambiati. Anche le copertine si adeguano ai tempi. Sono stati utilizzati un po' in tutte le salse, Gunnar Williamson, Tab. Ecco, un editore interessante è La casa dalle finestre nere di Simak, in cui in una località semisperduta del Wisconsin c'è un uomo che abita isolato e all'interno della cui casa c'è una stazione di transito per i viaggiatori interstellari, in questo caso alieni. Poi anche da lì si sviluppa tutta una vicenda, non stiamo qui a vederla. È carino, ve lo consiglio se volete leggerlo. A volte non sono utilizzate per veri e propri viaggi speciali, ma ci somigliano. Lei Brackett, abbiamo già citata, nella spada di Rhiannon, che è quasi più un fantasy che un fantascienza, però comunque può essere considerato fantascienza. Il protagonista si ritrova in una caverna marziana della Marte di oggi, vede questa grande bolla di tenebre, per motivi che non vi sto a spiegare, qualcuno lo spinge dentro e lui si ritrova da un'altra parte, o meglio, probabilmente nella stessa parte, sempre Marte, ma milioni di anni prima. È utilizzato anche nel mondo delle streghe di Norton, in cui si parla del seggio periglioso, quello leggendario della tavola rotonda, che secondo alcuni poteva essere un tipo di portale, eccetera, eccetera. Oppure, beh signori, la Terra è sovrappopolata, possiamo fare due cose.
possiamo colonizzare altri pianeti, magari coi portali, oppure dire che questo è un portale, scegliere la gente per mandarla a colonizzare gli altri pianeti, in realtà questo portale non è altro che una camera di disintegrazione e tanti saluti, il problema l'abbiamo risolto uguale. È un'idea che viene a Franco Piccinini nel diario di direttore di Lancio. Viaggi lontani, poi potete andare anche alla fine dell'universo, vedere la fine del tempo, vedere l'universo che si contrae in un Big Bang all'incontrario e quant'altro. L'unico limite qui è la vostra fantasia. Ci sono altri viaggi, li accenno brevissimamente perché non sono veri e propri viaggi spaziali. Una teoria che andava parecchio di moda in quegli anni 19, 22, 30, 37. Se voi vi rimpicciolite abbastanza, entrate dentro negli atomi rimpicciolendovi anche di più, quello che scoprite sono degli universi in miniatura. E li potete viaggiare in quest'altro senso. E un altro viaggio molto interessante, anche qui non è un vero viaggio spaziale, perché? Perché la storia è stata scritta all'inizio degli anni 50, astronave va su un pianeta, grosso incidente, devono tutti morire, sono condannati, però ingegnerizzano questi esseri umani, un pianeta tutto d'acqua apparentemente con poche risorse, sì, ma loro li fanno in modo che siano alti poche decine di micron, poche decine di millesimi di millimetro, o se preferite pochi centesimi di millimetro. Nonostante questo, non ho ben capito come, hanno comunque un'intelligenza e li lasciano lì, loro poi muoiono. In queste pozzanghere abitate da parameci, rotiferi, vorticelle, esseri simili, tutti dei protozoi, dei microorganismi. Passa chissà quanto tempo, questa nuova razza, tra virgolette, umana, perché magari ha le zampe palmate, non sono proprio come noi, insomma, ma l'idea è che sono abbastanza simili a noi, vogliono conquistare lo spazio, solo che il loro spazio è la volta di questa pozzanghera e fuori dalla pozzanghera c'è l'aria che è un ambiente ostile e per loro è difficile superare lo strato che separa l'acqua della pozzanghera dall'aria a causa della tensione superficiale. Non so se avete mai provato a mettere un ago sopra l'acqua e vedere che galleggia. Succede. Per queste forze. Bene, loro riescono a costruire questa enorme nave che con un'impresa titanica supera il bordo della la superficie della pozzanghera e si accorgono che intorno ci sono altre pozzanghere, per loro altri mondi. Ecco, è un viaggio un po' particolare in altri tipi di universo. Sono stati utilizzati come mezzo di fuga, per la sovrappopolazione, per trovare altre risorse, perché il Sole avrà un grosso brillamento che distruggerà la Terra, ma i pianeti oltre Marte no, per cui costruiamo delle astronave per andarci. Attenzione, le astronavi non saranno per tutte, perché le risorse sono limitate, il tempo è limitato. Magari solo uno su 300 andrà nelle astronavi. Potete immaginarvi il problema che ci sarà per decidere chi dovrà andare nell'astronave. Piuttosto che arriveranno dei pianeti o delle asteroidi abbastanza grandi per scontrarsi con la Terra e distruggerla. Anche lì costruiamo delle astronavi e spostiamoci. Altri utilizzi di viaggio nello spazio, le crociere tra le stelle. Noi ce ne andiamo in giro per lo spazio in cerca di conoscenza, per scoprire nuove cose, esplorare nuovi mondi. È anche un po' l'idea di Star Trek, poi, solo che l'idea di Star Trek è seconda metà anni 60, mentre Van Vogt ce l'ha addirittura nel 39, con Voyage of the Space Beagle. Il Beagle era la nave che aveva utilizzato Darwin nella realtà per il suo famoso giro. In questo caso la strada invece si chiama Argus, però è soprannominata appunto Space Beagle. Ciclo della meteora di un francese, Besser, un ciclo umoristico di Shakley, siamo negli anni 50, questo non l'ho scritto, vabbè, comunque anni 50. Galassia che va e di Russell, ancora Bellomi, Navigli e Prosperi, crociera tra le stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Questa dell'astronave in viaggio che fa scoperte è abbastanza classica.
problema, i viaggi, soprattutto quelli tra le stelle, sono molto cari, richiedono grandi investimenti. In un racconto dell'87 di Jack McDewitt, All'inferno le stelle, in realtà è molto più articolato, molto più lungo, alla fin fine riguarderà i sogni e le speranze, ma insomma dovreste leggerlo, è un altro che vi consiglio. Dialogo tra un bambino di 10-11 anni, cosa avrà avuto? Papà, perché non andiamo mai alle stelle? Costa un sacco di soldi, Will. L'uomo che vendette la luna, Alain cerca di capire come fare per convincere chi li ha a metterci abbastanza soldi per andare, per cui dovete creare delle occasioni di guadagno. La chiave dello spazio di Laster, che abbiamo già citato prima, il primo viaggio interstellare è sponsorizzato e finanziato reggendolo uno show televisivo, un po' come se fosse un reality, no? Nella realtà abbiamo avuto la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il motivo principale per cui c'è stato quel grosso progresso nella corsa spaziale è stato quello. Saranno cari, ma forse è il caso che si facciano per tutta una serie di problemi, sicurezze, eccetera, eccetera. Era un astroporto, un cielo di un azzurro profondo, degli edifici azzurrini di nudo metallo su una terra verde azzurra. Un cilindro azzurro di strana fattura dalla base bulbo sorgeva in primo piano. Sullo sfondo erano ritti altri due cilindri bulbosi. Tutti e tre puntavano verso il cielo, delle punte divise da una scanalatura che giungeva nelle profondità dell'astronave. Elettrogravità, spiegò laconicamente voi, un tecnico in questo romanzo dalla fine dell'eternità di Asimov, metà anni 50. Il 2481 è l'unico secolo che sviluppi una tecnica di volo spaziale a elettrogravità. Ecco, questi sono delle specie di controllori del tempo in questo romanzo. Né propellenti né nucleonica. Esteticamente è un sistema bellissimo. È un vero peccato che ora dobbiamo mutare la sua realtà. Sostanzialmente questi volevano mantenere lo sviluppo della storia umana all'interno di certi binari. E il volo spaziale, nonostante comparisse sempre, secondo loro aveva tutta una serie di svantaggi e controindicazioni per cui andava sempre eliminato. Esisteva davvero una specie di istintivo anelito nelle creature intelligenti verso l'espansione nell'infinito, verso la conquista delle stelle? Ogni creatura intelligente bramava forse, consciamente e inconsciamente, di raggiungere quei lontani punti nel cielo, di sottrarsi alla forza di gravità, alle strettoie della prigione planetaria, librarsi delle immense distese degli spazi astrali? Cos'era quella forza senza nome che obbligava gli esseri umani a elaborare il volo interplanetario decine e decine di volte, che li costringeva a viaggiare senza fine tra i mondi morti di un sistema solare nel quale solo la Terra era abitabile? Insomma, sarebbe bello, e forse è il nostro destino, raggiungere le stelle. E con questo ho finito la nostra lunga cavalcata tra le galassie. Beh, quasi quasi, nonostante gli inconvenienti iniziali, siamo stati d'orario. Dai, se ci sono domande sono qui. Bene, dunque, naturalmente intanto ti ringrazio molto, è stata una cosa interessantissima anche per me, credo avete visto che insomma, se uno poteva magari pensare solo di ascoltare un elenco di fantasiose invenzioni, ha seguito, certamente c'è stato anche questo, ma c'è stato anche di più. Adesso se effettivamente qualcuno vuole fare qualche domanda, abbiamo ancora un momento di tempo, prego. Naturalmente sempre col microfono, se no non si sente. Intanto te ne faccio una. No, intanto ne faccio io una. Dunque, a parte che sono rimasto molto deluso, ma nel senso di scoprire che sulla questione dell'astronave generazionale c'è già molto di più di quello che immaginavo, perché
avevo in mente di scrivere qualcosa anch'io, ma come dice sempre anche Antonio Serra, ogni volta che uno viene con un'idea nuova, la prima cosa che gli dico, ci hanno già pensato almeno 10 volte, però una cosa non, in particolare, così, una curiosità, ma in queste varie cose dove viene rappresentato questa situazione, che è effettivamente molto più complicata di come può sembrare a prima vista, c'è qualche racconto dove in particolare viene fuori un aspetto che probabilmente non, cioè soprattutto la noia tremenda di questo viaggio, che oltretutto non sembra neanche un viaggio, perché per la maggior parte del tempo uno ha l'impressione di essere completamente fermo nello spazio, cioè giusto alla partenza e all'arrivo uno ha la sensazione di muoversi, per il resto uno ha l'impressione di essere lì in mezzo allo spazio, passa tutta la sua vita in un posto a guardare le stelle che sono molto belle, ma forse se è l'unica cosa che puoi vedere per tutta la tua vita, potrebbe anche diventare un po' pesante. La risposta è sì. Non so dirvi quanti ce ne siano, sicuramente ce ne saranno parecchi. Io ho letto forse 1000-2000 libri, quindi qualche migliaio tra racconti e romanzi. Sono pochi, la produzione della fantascienza è molto più ampia e soprattutto qui in Italia ne arriva solo una piccola parte. Ne leggo anche qualcuno in inglese, ma non si riesce a star lì da tutto. Ma qui non devo andare in quella particolarmente recente o particolarmente strana, perché il primo che mi viene in mente è proprio uno che abbiamo citato, ed è uno dei primi con le astronavi generazionali, Proxima Centauri di Leister. A un certo punto Leister dice, sì va bene, abbiamo questa astronave generazionale, bla bla bla, dopo i primi 6 mesi però, soprattutto per le donne, comincia la routine, comincia la noia, cominciano le solite cose. Ebbene sì, certo, ci sono, se ne erano accorti. L'ibernazione questo te lo risparmia, quello è un vantaggio. Dici, mi addormento, mi sveglio quando sono arrivato. I portali te lo risparmiano. Con le navi generazionali è un po' una rottura di scatole, sì. Qualcos'altro? Bene, allora forse... Ah. Oh. Anche lì c'è qualcosa? No. No. Per ora non mi pare. Luigi, io faccio una considerazione che con tutte le cose che hai raccontato non c'entra assolutamente niente. Però è, se non altro... un'approvazione, un piacere, come sempre, per ascoltare le cose che ci racconti. A me piacerebbe che il professor Musso qualche volta invitasse qui l'architetto che ha progettato queste poltrone, perché ti assicuro che stare 2 ore su quell'affare qua ad ascoltare magari una cosa che non ti interessa niente, ti fa venire un mal di, in rispetto di qualche persona del gentil sesso, non lo dico, che fa paura. Quindi bisogna farlo venire qui ad ascoltare una roba di cui non gliene frega niente, per farlo soffrire fino alla fine. Ma Paolo, capito, guarda, perché io sto in piedi a indecente. Parlare. Era, non so più quale architetto, che diceva che è più difficile progettare una poltrona comoda che un grattacielo. Questo mi sembra un po' a volte anche una pietosa scusa, però ha qualcosa di vero. Comunque, per fortuna, almeno le cose che sentiamo qui invece ci interessano. Questo già qualcosa aiuta a sopportare. Va bene, ci sono altre cose? Posso aggiungere una cosa? Sì, prego. Se volete contattarvi che vi vengono domande successive, quello è l'indirizzo email al quale potete scrivermi. E comunque, se vi interessa, io posso tranquillamente mettere sul sito un PDF con le slide. Comunque quelle gliele ho già rubate. Settimana prossima, anch'io. Perché questa settimana sono presissimo, non ce la faccio. Diciamo che per fine settimana prossima posso metterlo. Bene, in ogni modo gliel'ho già fregata anch'io, quindi poi in un modo o nell'altro. Ah, bene, c'è una domanda finalmente, mi sembrava bisogna sempre sciogliersi un po', ma A parte tutte le teorie interessanti che ci ha raccontato, ma nel pratico, secondo lei,
qual è il futuro che lei vede vero, concreto, di questi viaggi, di tutto? Cioè, secondo lei, perché ripeto, nella teoria tutto può succedere, però nella sua esperienza, il concreto cosa può essere? Ma allora, vorrei tanto avere una sfera di cristallo, però la mia opinione è che questa terra ci sta stretta, perché siamo in troppi, perché le risorse sono poche. Aggiungete che comunque c'è qualcosa che ci sprona a andare sempre a esplorare. Se c'è un posto dove non ci si è andati, ci si vuole andare. Sulla terra prima li avevamo, le foreste misteriose dell'Africa o dell'Amazzonia, l'Antartide, prima ancora al di là delle colonne d'Ercole. Ecco, nel primo libro che ho citato, quel Luciano di Samosata del secondo secolo d.C., questi intraprendono il viaggio per vedere cosa c'è oltre le colonne d'Ercole e fanno tutte queste mirabolanti scoperte. Quindi io penso che prima o poi, se non ci distruggiamo prima per conto nostro, la Terra riusciamo a lasciarla. Non so quanto convenga agli altri pianeti, poveracci, però io penso che prima o poi ci si possa riuscire. Comunque su questo naturalmente ci sarà anche l'incontro con Claudio, che è anche l'altro con i nostri amici che diranno qualcosa appunto anche sul lato reale, quindi potete venire anche lì. Ci sono altre cose? Se non avete altro, possiamo direi anche a questo punto concludere, e ringraziando naturalmente moltissimo ancora Luigi, che ha fatto davvero un ottimo lavoro come sempre, peraltro. Con lui ci vediamo sicuramente a Strani Mondi, spero di aver fatto venire io, ma soprattutto lui, mi ha fatto venire voglia anche a qualcuno di voi di farci un salto, e se no ci vediamo poi a lezione, e naturalmente spero mercoledì, non il prossimo ma il seguente, il 25, sempre qua e sempre alle 2:30 con gli autori della Bonelli. Quello sarà un incontro bellissimo ma anche divertente, non perdetevelo. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie.